danni collaterali. Il danno collaterale è un concetto che appartiene purtroppo al mondo della guerra, no? Cioè quando succede una guerra ci sono anche soggetti che non c'entrano niente che ci rimettono. Il danno collaterale della chiusura dell'SGL è quello che avete di fronte agli occhi, ovvero il rischio di mandare a spasso i nostri ragazzi invece di metterli nelle condizioni di frequentare le attività sportive. Credo che questo sia inaccettabile e credo che, come vale per l'azienda, che con o senza la SGL si deve andare avanti nella produzione di elettrodi di grafite, lo stesso vale per le attività sportive. Con o senza la SGL, le attività sportive che hanno una storia e che sono frequentatissime devono andare avanti. Ecco perché faccio appello fin da subito, non solo a tutti i genitori, a tutti i presidenti delle attività sportive, che hanno comunque rinnovato gli organismi e c'è un nuovo responsabile, a guardare avanti, e faccio appello anche a coloro che magari hanno qualche risorsa in più, imprenditori del territorio, che di fronte alla sciagura quella del lavoro, la sciagura quella vera, che può riguardare la SGL, da questo punto di vista invece possono contribuire molto ad aiutare